qua c'è la mia lista delle cose che devo comprare. Comunque stavo guardando questi qua di Calbusera. Calbusera sta cambiando un po' tutti i prodotti, sta togliendo l'olio di palma. Questi sono olio extravergine d'oliva. È vero, prima c'era sempre l'olio di palma. Mi pare che non ci sia l'olio di palma, quindi ottimo, veramente. Misura che già l'avevamo guardati questi qua senza olio di palma, anche quando siamo andati alla COP. Ragazzi, anche questo qui, pane integrale dell'Ocean, non contiene olio di palma. Buono. Pane integrale. Cioè, questi prodotti marchio Ocean sono veramente pessimi, perché questo qua, noce di cocco, sembra pure bello. Quando vai a leggere, dopo l'acqua paraffina non li vino. Wow, che delusione. Delusione, sì. Potrebbero fare una linea bio questi dell'Ocean. Eccolo il dentifricio, quello che ho mostrato nel video che ho fatto sui denti più bianchi. Allora è vero che lo vendono anche al supermercato? Lo vendono anche al supermercato, costa poco, 89 centesimi. Wow, un'offerta. Wow, ottimo. Biscotti misura dai crackers tolto l'olio di palma, invece da questi qua senza meno grassi saturi, però c'è l'olio di palma, quindi no. I nostri amati buoni così, però stavo guardando che questi qua che non hanno il cuore hanno l'olio di palma, quindi tocca prendere eccoli qua. Eccoli col cuore, stanno nascosti. Solo questi sono i miei amati perché non hanno olio di palma. Sono i biscotti del cuore. Che vi abbiamo mostrato nel video dei biscotti che abbiamo fatto. I nostri biscotti preferiti. Biscotti finti dietetici. Questi sono dei biscotti finti dietetici. È vero. Anche l'Ocean ha fatto le tisane dopo pasto, guarda! Wow, che bella, finocchio, liquirizia, io ne prenderei una. Assaggiamo, prendiamola, sì, perché c'ha tutte le cose, finocchio, liquirizia e melissa. Molto molto carina, semplice, dai, prendiamola. Okay. Questa per esempio è la pasta che ci piace molto, Garofalo, è una novità. Pasta integrale, è buonissima, è veramente buona. Buona in particolare mi piacciono queste qua, le casarecce. Col pomodoro, sono proprio pure, quelle pastardelle, questi qua, comunque i rigatoni, sono tutte buonissime. Come sono romantici, fanno la spesa assieme. Reparto biologico. Eccoci! Il nostro mondo biologico. Biologico, yeah. E la bravi Ocean. Quante cose buone. Noi veniamo qua, paghiamo noi, facciamo la spesa come comuni mortali, Però sì, ci teniamo non tanto. Siamo delle VIPs. No, amiamo tanto il bio, quindi lo facciamo esclusivamente per amore del bio e per condividerlo amore, con per voi, così anche voi lo potete comprare. Guardate quanti biscotti. Però ragazzi, controllate sempre, mi raccomando che non ci sia l'olio di palma. Allora, alce nero, è inutile che la controllate, è veramente ottima, sono tutti più buonissimi. E questi qua Germinal anche sono buoni, voglio dare una controllatina. Vediamo. Però sì, sono buoni, c'è l'olio di girasole, insomma. Guarda che carini. Le fette biscottate integrali, senza zuccheri aggiunti, con l'olio extravergine d'oliva. Quindi queste qua anche sono veramente buonissime perché non hanno l'olio di palma. E della marca Ocean come sono? Controlla. Allora, questi qua biscotti integrali, frollini semplici, vediamo, hanno olio di palma. No, quindi no. Purtroppo no, ce l'hanno piccati qua dentro, ma allora non solo questi bene. Germinal vanno bene. Sì, Germinal sì. Ah, eccole qua, queste sono le nostre fette biscottate preferite, sono praticamente fette biscottate di farro, che sono fatte da farro e farro integrale e non hanno olio di palma, quindi queste qua sono ottime veramente. Poi c'è la nostra quinoa, questa marca Vivi Bio è veramente ottima, ve la straconsigliamo. Ecco, quindi anche al supermercato c'è la quinoa, tutti sanno, ma ci chiedono dove si compra la quinoa? Al supermercato. Poi c'è la crusca tostata, ci sono i fiocchi d'avena per guardate, fare porridge, il lusciam è ottimo veramente, le bacche di goji. Qua, guarda, tutte quelle là di rigoni, di asiago, buonissime, marmellate senza praticamente zucchero. L'altra volta l'abbiamo comprata alla coppa e abbiamo preso la fragola. Ora ho ammirtillo che mi incuriosisce tanto, ho tipo una di queste qua alla pesca. Guarda, c'è anche dell'arce nero. Ah, c'è l'imbarazzo della scelta. Ok, però questa costa un po' di meno, sinceramente. Sta in offerta. Aiuto. Ragazzi, un problema tecnico. Sta in offerta. E io
prendere questa qua. Sì, sì, sta pure in offerta. O lamponi. Fragole o lamponi? O mirtilli. No, fragole è quella che già abbiamo provato, mirtilli. Quindi no. Proviamo mirtilli o lamponi. Mirtilli, secondo me è più diverso. Ma guarda che c'è anche di dell'ocean, però voglio leggere. Perché alcune cose sono buone, altre no. Qua però c'è lo zucchero, quindi no. Oppure albicocca. Dai, prendiamo l'albicocca. Albicocca, la classica. Mi piace un sacco albicocca. Sì, 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 sì. Ok, sì. Prendiamo albicocca. Yeah! Le bacche di goji bio. Quali biscotti prendiamo? Ah, qua c'è olio di palma e margarina. Vedi che questa marca c'ha tante cose con l'olio di palma. Faccia vedere questi fantastici tortini. Fa una panoramica, sono tutti ottimi. Al cioccolato, al limone, sono biologici e naturali. Costano poco, quindi non ci possiamo lamentare. Aiuto! Aiuto! Non hanno olio di palma. A fianco c'è anche il latte di soia, però vediamo questo lo voglio controllare. Dell'Ocean, vediamo. Sì, comunque è buono, perché c'è il succo di mela, quindi è dolcificato con lo succo di mela, non c'è zucchero, quindi è buono. Io lo prenderei questo qua. E poi prenderei un tortino. Che ne dici al cioccolato? Io al cioccolato preferisco. È ovvio. Andiamo a controllare, ma già lo so, perché l'abbiamo già preso altre volte. Mia mamma l'ha preso. Infatti olio di girasole e non c'è olio di palma. Belli questi, cosa sono? Questi sono buoni, sono fatti di riso e sono molto importanti per metterci le cose scannate su. Questo mi piace, di soia 100% vegetale. Eccolo il latte di cocco e anche questo qua va bene per fare il frullato, quello che ho fatto io con il latte di cocco e la pesca sempre su questo canale YouTube e vi ho fatto il video. E in tante mi hanno detto che era troppo calorico, invece no ragazzi. Sì, perché questa è una bevanda, sì, al latte di cocco. Contiene solo 20 calorie, quindi ancora più poche di quello là che avevo utilizzato io, delle pomine. Non è latte di cocco puro, ma è una bevanda al latte di cocco, quindi è più leggera. È veramente buono buono. Sta in offerta, quindi ne prendo due. Quello invece a mandorla c'ha un po' di zucchero aggiunto, quindi io riesco a prendere sempre naturali, lo sapete. Allora, i limoni bio, le carote, alba verde bio, come i nostri amati semi di chia, buonissimi, che si trovano in tutti i supermercati, anche l'avena decorticata è molto molto buona, e devo prenderla? Sì, dai. Poi qua semi, semine, spezie, questi sono i mix di semi che io adoro, metto sempre nelle insalate, poi le bacche di goji, poi l'amaranto, i semi di finocchio, tutte tantissime spezie buonissime. Allora, a me mi servivano questi qua, come servono i pinoli. Guarda che ho trovato, Nancy, Quartirolo Lombardo mio, che è un formaggio buono, a parte che è di agricoltura biologica, un formaggio buono perché è molto magro ed è buono veramente. C'è anche lo stracchino bio, buonissimi. Di questa marca Oro Gel ci sono tante cose buone senza olio di palma, a differenza a volte di Valsoia che fa i butter e le cose a volte solo con olio di palma. Questa è qua, guarda che ho trovato, il pettine di soia con verdura e poi buonissimo couscous vegetariano, questo lo prendiamo. Sì, 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 e quando ovvio. Uno va di fretta, no? Questo è ci mangia le verdure, i fagioli e questa marca appunto è molto buona. E poi la quinoa non c'è. Di solito c'è anche la quinoa, così poi ci sono questi contorno a leggerezza. A me piace molto questa marca Oro Gel. È comodo. Allora, novità, vediamo i gelati. Novità assoluta, questi gelati della San Montana Levia, cioè praticamente fatti con la stevia, senza zucchero, quindi cosa innovativa con estratto di stevia. Andiamo a leggere gli ingredienti. Bellissimo, tutti ingredienti buoni. Ah, però contiene mono e digliceridi degli acidi grassi, ragazze, che sono anche peggio dello zucchero, quindi assolutamente non va bene. Nancy, sei rimasta male. Che peccato, vediamo questo. Controlliamo questo. Che peccato, perché voi avete tolto lo zucchero con la stevia, ottimo, però togliete anche i mono e digliceridi degli acidi grassi. Vediamo questo che invece è 100% vegetale alla vaniglia, che è di soia, dovrebbe essere. Ho i miei dubbi, c'è o non c'è l'olio di palma, c'è l'olio di cocco, c'è il destroso, c'è lo sciroppo di glucosio, anche qua mono e digliceridi degli acidi grassi, quindi niente. Ahimè no, peccato per peccato, io prendo questo, Nancy, ma sì, effettivamente una cosa ci vuole ogni tanto, questo un po' per farvi capire che noi comunque ci teniamo
all'alimentazione sana, però ogni tanto qualcosa ce lo concediamo. Qua ci sta lo zucchero, non c'è l'olio di palma, però ci sta zucchero, c'è panna, però vabbè, ogni tanto io preferisco, gelato, dai, piuttosto che prenderne uno finto dietetico, preferisco prenderne uno buono, che è sicuramente buono e mangiato poi una volta ogni tanto. Comunque, quindi... piccolino, poi gusto cookie, ragazze, vi faremo sapere la nostra trasgressione. Appunto, questo qua va al soia, è un finto magro, ragazzi, perché io se controllo le calorie sono addirittura di più di quelle, e poi ci sono il monodigliceride, gli acidi grassi e altre cose che non vanno. Aiuto! È chiuso! Passiamo, ragazzi! Vanno sempre gli sgoccioli, sempre alla fine! Vi salutiamo, ragazze, speriamo ciao, che questo video vi sia stato utile. Io e Nenzina vi mandiamo tanti baci. Ciao! Mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!